Il movimento Zeitgeist ha partecipato come ospite nell'area stampa al famoso Maker Fair di Roma, la più prestigiosa fiera europea sull'open hardware e meccatronica open source in generale. Al festival, tappa esclusiva nel nostro continente, hanno partecipato tantissime persone, tra cui molti stranieri provenienti da tutta Europa. Inoltre hanno partecipato enti indipendenti, Fab Lab, aziende, scuole e università da tutta Europa per mostrare diversi progetti riguardanti domotica, industria ludica ed esempi di come Arduino possa essere implementato per migliorare la nostra vita di tutti i giorni. I più entusiasti sono stati i bambini che subito si sono cimentati in questo fantastico mondo, provando giocattoli, joypad per console e misurandosi con rudimenti di elettronica. Diversi gruppi di studenti provenienti da facoltà ingegneristiche hanno dimostrato come il connubio 3D printing con RepRap e Arduino possa generare soluzioni economiche e funzionali adattabili a qualunque settore e a qualunque esigenza, per esempio nel settore della protesi, oggettistica, accessoristica o per semplicemente fare regali. Noi, volontari del movimento, abbiamo dimostrato anche soluzioni per agevolare, ad esempio, l'insegnamento. Questo braccio robotico, oppure soluzioni come questo robot insetto al fine di spiegare l'anatomia di animali in generale alle scolaresche in maniera semplice e divertente. A infrarossi, e quindi dato che noi lavoriamo con i bambini è divertente per loro fargli usare delle torce a luce infrarossi in modo tale che noi non la vediamo ma il robot si inizia a seguirla. Il progetto di questo robot è completamente in open source? Certo, tutti i robotica viene alla scuola, è un ente formatore, facciamo corsi di robotica applicata a tutte le materie, applicata a tutte le facilità delle elementari fino all'università e facciamo, insegniamo ai ragazzi, ai professori di solito, corsi di robotica applicata alle loro materie, applicata al mondo della scuola. Lavoriamo con tutte le fasce, quindi facciamo corsi con kit diversi, sia per bambini molto piccoli che magari non sanno neanche ancora scrivere, sia per ragazzi già grandi che fanno l'università, poi prendiamo l'elettronica, l'informatica, ma anche il disegno, la letteratura, la roboetica, ok? Abbiamo tante facilità, tante cose diverse. In questo caso abbiamo due robot, un robot insetto, che è questo qua blu, che è totalmente fatto da noi, totalmente fatto con una stampante 3D, tutto basato su Arduino e il mondo dell'open source, e un robot braccio, anche lui fatto con una stampante 3D, tutto con Arduino, tutto open source, che se volete avete la stampante potete anche replicare perché è tutto gratuito. Il nostro sito è www.scuoladirobotica.it dove trovate un po' tutto. Purtroppo abbiamo finito tutti i miei della visita e quindi se volete ci lasciate una vostra email e vi contattiamo noi. Cosa fa questo robot? Ci abbiamo 4 sensori, 1, 2, 3 e 4. Questo robot serve per spiegare ai bambini che non tutto quello che noi non vediamo, non tutto quello che noi non sentiamo vuol dire che non esiste. Ci sono degli animali, tipo il pipistrello, che volano di notte senza, anche loro con gli occhi non è che ci vedono molto, però evitano gli alberi. Come fanno gli pipistrelli a non dare testate negli alberi? Hanno un picchiere nei muri con gli ultrasuoni. E questo robot si basa proprio su quel concetto. Una la bocca e una le orecchie. Una emette il suono, l'altra lo riceve. Ok? Quindi lui va sempre dritto fino a che non c'è un ostacolo. Nel momento in cui c'è un ostacolo, lo rileva, lo evita. Ok? L'abbiamo pensato per locali, ristoranti, bar, ma anche biblioteche, perché è un segnale luminoso. Serve appunto, diciamo, come sorta di gioco di ghiaccio e mette appunto comunicazione con le tavole diverse. Quindi nel momento in cui io vedo una persona interessante dall'altra parte della stanza, oriento il mio vaso nei confronti del tavolo e lancio il mio colore.
Qui vedo la board Arduino, Arduino 1, è open source il progetto? Sì. Ah, perciò è possibile... Sul sito sono disponibili tutti gli schemi tecnici e il codice che ho. Ah, perfetto. Voi siete? Studente dell'Università UAP di Venezia. Ok, grazie. Cos'è questo? L'idea del vento, realizzata con un V2 e con degli oggetti facilmente reperibili e a basso costo, solo che ha un rendimento del 90% rispetto alle gallerie reali. Noi per calcolare il coefficiente di penetrazione aerodinamica facciamo due prove. La prima prova teniamo l'oggetto senza l'influsso del vento e calcoliamo il tempo impiegato dall'oggetto per percorrere il percorso. La seconda prova azioniamo la ventola e ripetiamo la misurazione. Naturalmente i tempi verranno diversi perché nella seconda prova c'è l'aria a frenare l'oggetto. È proprio da questa differenza che calcoliamo la forza dell'aria sull'oggetto e con la forza riusciamo attraverso questa formula a calcolare CDX con un buon risultato. Ok, ma questo progetto è open source? Sì, è open source. Perfetto, voi siete? Quindi una scuola praticamente di Monza. Che cos'è questo? È la gestione di tre LED tramite un'applicazione controllata per il telefono. Sì. E in più, tramite comunicazione di queste antenne programmabili, gestisco il funzionamento di una ventola associata a un sensore di temperatura. L'innovazione sta nell'associare appunto queste antenne XP, che sono antenne programmabili, che possono gestire come input, output, semplicitarie, analogiche, associate ad Arduino, al fine di evitare i cablaggi oggigiorno necessari, quindi... Cosa fa la macchina? Questa macchina qui è la macchina delle risposte. Risponde a tutte le domande più importanti della vita. In pratica, se uno ha una domanda molto importante, che so, riuscirò ad avere l'aumento dello stipendio, mi rinnoveranno il contratto, è sufficiente che pensi a questa domanda, si concentra, quando sente che è il momento, prende questo pulsante e la macchina dà la risposta. Il progetto è in open source? Il progetto è completamente open source e lo si può scaricare da Instructable, dove ci sono tutte le informazioni su come costruire una macchina, si scaricano i disegni, li si mette sulla stampante 3D e anche come si assembla la macchina. Quindi primo passo. Il materiale della struttura com'è fatto? È fatto con la stampante 3D e un plasma acido polilattico. Perfetto, grazie. Avendo accesso all'area stampa, abbiamo anche ascoltato la conferenza tenuta da Massimo Banzi, padre di Arduino, che ha introdotto il mondo open source in maniera semplice e basilare. Abbiamo anche intervistato creatori di progetti fai da te come questo, ovvero un pannello solare ricavato da componenti reperibili in tutto il mondo, soprattutto usati, come il radiatore di un'auto. Il progetto che ci è sembrato più interessante è questa interfaccia cervello-macchina low cost realizzata con una RepRap e Arduino. Questo dispositivo open source analizza gli impulsi bioelettrici di cervello, muscoli e parti del corpo come il cuore e attraverso Arduino interpreta e monitora i segnali vitali e può anche controllare componenti robotici come bracci e luci LED. Il dispositivo può anche essere scomposto per realizzare giocattoli per malati di SLA. Che cos'è questo? Allora, è un caschetto per acquisire segnali elettrici del cervello. È un caschetto stampato in 3D, okay. E quindi personalizzabile in base alle misure effettive del caso, per il posizionamento degli elettrodi sullo scalpo, sulla testa del paziente. Questi elettrodi possono anche essere messi in varie parti del corpo. Si rilevano i segnali bioelettrici.
caso elettroencefalogramma, in questo caso elettromiogramma, eccetera. E questi segnali vengono acquisiti da una scheda di acquisizione, uno shield per Arduino, vengono mandati al computer dove c'è un software che li elabora. Okay. E si fanno applicazioni di natural user interface, cioè si cerca di controllare i dispositivi elettronici con gesti naturali, in questo caso attraverso i segnali bioelettrici, quindi apri e chiudi la mano, accendi e spegni un dispositivo elettronico. Questa è la fantasia del maker, capire l'applicazione. Quando si prende l'elettroencefalogramma si parla di brain computer interface, cioè si decodificano alcuni tipi di pensieri che hanno una forma del segnale ben definita, ben marcata, e il sistema riesce a rilevare questa differenza con allenamento, cioè il software impara a riconoscere la differenza e poi riesce a classificarla. Quindi si possono fare delle applicazioni di tipo on-off, e quindi accendi, spegni. In realtà nel campo, questa tecnologia nasce nel campo della ricerca per i malati di SLA. Si possono, con strumentazioni da migliaia di euro, si possono fare cose molto articolate, tipo bracci, controllare i bracci robotici. In questo caso si può fare bene di un'applicazione del tipo botto. Il caschetto, volete, si può smontare e si fanno con armatini. Questo può avere poi gli stessi pezzi. Questo può avere un'applicazione nel mondo per i pazienti in età pediatrica, per rendere più amichevole l'approccio alla strumentazione. Questo è il pezzo su cui va l'elettrodo. E voi siete? Noi siamo Bezos. Alla fiera i makers hanno esposto tanti modelli di stampanti 3D open source. Ma la notizia più rilevante per noi è stato il regalo di Intel al movimento Zeitgeist Napoli della sua nuova scheda denominata Galileo, basata su Arduino. Notizia interessante poiché anche le grandi aziende informatiche hanno investito nella tecnologia open source hardware.